Ultimo giorno del Comitato Nazionale di Radicali Italiani, 29 luglio 2012, siamo in compagnia di Giuseppe Di Leo. Giuseppe Di Leo è sempre stato gentile con noi, ci ha sempre concesso delle interviste anche spesso molto interessanti e gustose da rivedersi. E intanto gli chiediamo in modo abbastanza così introduttivo come gli è sembrato questo comitato e anche, ma non solo, anche come gli è sembrato la sezione dedicata, un po' l'argomento, la riforma dello statuto di Radicali Italiani. Allora, buongiorno. Innanzitutto, perché dici che spesso sono state interessanti le mie interviste? Sempre. Sempre, è vero. Comincia a ponderare le parole. Ecco, volevo dire che non volevo aprire troppo ruffiano. No, non ti preoccupare, con me non lo sei. Devo dire che gli interventi, come in tutti i comitati, sono stati di vario livello. Certo è, faccio una mozione d'ordine, che se la Presidenza stabilisce che bisogna intervenire 10 minuti e non oltre 10 minuti, la prescrizione della Presidente, dei Vicepresidenti, non può valere solo per il sottoscritto, che la rispetta al secondo, ma deve valere per tutti gli altri. Io invece ho visto che hanno tracimato oltre, forse per imitare Marco Pannella, ma secondo me il modo per imitare Marco è altro, insomma, è ben diverso. Diciamolo che su questo dà un pessimo esempio però. Chi? Marco Pannella. Ma questo lo dici tu a tua responsabilità, però sai, il punto è che secondo me la storia di Marco si commisura anche al minutaggio degli interventi e da questo punto di vista probabilmente se commisurassimo le nostre storie con quelle di Marco dovremmo intervenire non sul conteggio dei minuti ma dei secondi. Poi dico che io mi sono molto richiamato, redarguendo una compagna in senso eucaristico del termine, perché avevo usato un termine per me inappropriato, baracca. Non siamo una baraccopoli. Dico che dobbiamo imparare a ponderare la cultura politica di un più antico partito d'Italia, il Partito Radicale, ci impegna ad alcuni doveri. Il primo è di conoscere il valore semantico del termine. Una classe dirigente che aspira a essere tale almeno deve ponderare il significato delle parole. Questo tutto è Partito Radicali Italiani, il partito nell'ambito della galassia è Partito Radicale Transnazionale, tutto è tranne che una baracca. Se noi il giorno 20, l'ultimo fine settimana di luglio, dove tutti vanno a mare, noi facciamo un comitato, insomma, rispetto per Nemba Traoré che ci è venuto dal Mali, rispetto per un segretario che ha fatto una relazione molto ricca e anche ci ha sollecitato a fare delle proposte, insomma non possiamo liquidare la situazione, una tradizione gloriosa, con un termine assolutamente inappropriato, anche perché il messaggio che ne esce, tra l'altro l'intervento di Marco Pannella, è un richiamo all'orgoglio radicale, sempre consapevole anche dei limiti e degli errori che ci sono e che ci sono stati, e questo secondo me è il messaggio importante che esce fuori da questo comitato. Poi ce n'è un altro, e cioè che in questo momento il Presidente della Repubblica non vuole e allo stesso tempo non può essere in grado di mandare un messaggio al Parlamento per la situazione delle carceri e amnistia e la giustizia. Perché, come ho tentato di dire, il suo entourage gli ha fatto presente che gli ultimi messaggi mandati dai suoi due predecessori immediati non hanno sortito effetti riguardo alla Unità d'Italia, per quanto riguarda insomma la propaganda, la Lega, eccetera, che non ha avuto effetti, lanciato allora da Scalfaro, e Ciampi per quanto riguarda il pluralismo, l'obiettività dell'informazione nei mezzi di comunicazione, in particolare nella RAI. Due messaggi assolutamente andati a vuoto. E allora, mentre invece quello a cui io
ho suggerito e suggerirei, mi riformulo meglio la cosa, perché non mi pare che sia stata molto afferrata, è che la dottrina costituzionalistica ha tirato fuori l'idea della, nella prassi ormai i presidenti, delle lettere alle istituzioni. I presidenti della Repubblica scrivono le lettere alle istituzioni per temi specifici. Secondo me sarebbe molto opportuno il Presidente della Repubblica Napolitano scrivesse una lettera ai mass media, immagino un'istituzione, perché ci si riempie sempre la bocca al servizio pubblico della RAI, in cui si dica: cara RAI, un dibattito in prima serata sul tema della giustizia deve essere nelle tue corde, è il tuo ruolo, il tuo dovere istituzionale. E secondo me questo, un dibattito in prima serata tra una nuotatina della Pellegrino e una corsa di Bolt, sarebbe cosa buona e giusta. Sì, peraltro una lettera sarebbe anche la cosa più prudente, visto che ormai le telefonate intercettate, anche quelle del Presidente della Repubblica, chissà che si andrebbe a pensare con qualche telefonata o qualche messaggio, insomma, diciamo ufficioso, sarebbe senz'altro più sicuro, anche per certe, diciamo, mette al riparo da certi interessi mediatici una lettera ufficiale, visto che non si può fare una comunicazione alle camere, perché pare che, insomma, non sia possibile. Senti Giuseppe, e per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto interno dei lavori del comitato, cioè questa modifica statutaria, c'è stato un dibattito abbastanza acceso, come ti è sembrato? Non mi interessano le beghe condominiali, perché io ho letto un po' non voglio essere offensivo, ma insomma credo che questo tipo di riforme vadano discusse a livello di congresso. In questo momento dovremmo essere in altre faccende affaccendate, ma mentre, insomma, il leader politico si impegna per il tema della giustizia e della riforma, mentre c'è una riaffermazione anche del muro di gomma offerto dalla partitocrazia, perché mentre c'è la questione dell'euro e del dualismo irrisolto tra Francia e Germania, mentre c'è anche la visione un po' strabica secondo cui il problema sarebbe la Germania in Europa e non solo la Francia, mentre invece il problema è soprattutto la Francia, direi, e la visione centripeta amministrativistica della Francia e nazionalistica rispetto alla Merkel, perché secondo me il problema della Germania in questo momento sull'Europa è un problema di cultura partitica, mentre invece in Francia il problema è di cultura dello Stato, è una cosa un po' più complessa. Bene, di fronte a tutti questi problemi il Comitato si impelaga in questioni attinenti a, ho letto, molto così tranchant, con una sbirciata, ma comunque ho letto, mi sembra buono da proporre al mio amministratore di condominio. Poi tutto il congresso è sovrano e può approvare una cosa più elaborata o meno elaborata, però sono d'accordo in questo con Marco Pannella quando dice, mi costa dargli ragione, mannaggia, si può tagliare questa cosa? No, non si può tagliare. Vabbè, ormai l'ho detta, sono d'accordo con Marco Pannella nel dire che est modus in rebus, c'è modo e luogo soprattutto per discutere di queste cose, e anche il cambiamento in toto di uno statuto in partito è il luogo più opportuno, a mio parere, quindi lo sottolineo due volte, quindi mi posso sbagliare, ma questa è la mia opinione, è il congresso. Quindi in qualche modo tu sei insomma, critico o perlomeno scettico anche sulla decisione
dello scorso congresso di dare un compito alla una commissione che ha fatto questo lavoro, perché poi insomma è stato da un congresso che è stata incaricata questa commissione. Sì, l'errore è stato in radice, infatti io ero perplesso, ne ho parlato con Streclivers, con Spadaccia, insomma, che hanno una certa esperienza anche di queste cose, e mi pare che, i padri storici del partito, no? Bandinelli, Spadaccia, Streclivers, su questa posizione, su questo siano, li ha interrogati, non so, ma io avendoli sentiti così, non mi ci sono soffermato, parlo con loro in altri argomenti, ma non credo che sia loro sia un atteggiamento entusiasta su questo. Però sì, c'è stato un errore in radice, l'errore è stato fatto al congresso che ha delegato al comitato. Beh, vorrà dire che il comitato deve prendere atto, a mio avviso, che no, è una cosa del congresso, e ripassa la palla al congresso, sperando che il congresso questa volta affronti l'argomento, anche se secondo me non è l'argomento principe. Diciamo che non mi appassiona più di tanto. Che riguarda poi anche le procedure di nomina, cioè di elezione, non di nomina, degli eletti appunto al comitato, appunto di nomina, di elezione al congresso, vengono eletti appunto i membri del comitato, quindi insomma ha una certa rilevanza perlomeno di legalità e di garanzia della democrazia interna lo statuto, non credi? Mica dico di no, solo che vedo pullulare soprattutto giovani su queste questioni procedimentali eccetera, non vorrei che ci ritrovassimo riproducessimo la brutta coppia di Santa Dorotea. Le sai le riunioni di Santa Dorotea? Mi mancano e spero che tu ci... Dove nacque il doroteismo, dove poi si sviluppò il manuale Cencelli, dove si è sviluppata tutta quella concezione anche partitocratica, eccetera. E i giovani che io vedo molto impegnati su questo, spero che siano altrettanto impegnati nella lettura, nei libri, nella lettura di libri seri, nell'elaborazione culturale, nell'essere aggiornati sul quanto scrive la stampa nazionale e internazionale. Mi aspetterei questo dalle giovani leve dei radicali italiani. Ok, facciamo questo augurio. Adesso diciamo ci rivolgiamo a Giuseppe Di Leo come fine analista, lo conosciamo, politico anche. Ci sta una tematica che insomma non è molto emersa in questo congresso, ma che comunque soprattutto anche sugli ambienti di internet i radicali insomma cominciano a porsi, che è quella di cosa faranno i radicali alle prossime elezioni. Tu che prospettive vedi? Ma qui nascono partiti e partitini giorno per giorno, per cui è difficile dire cosa ci sarà, bisognerà anche valutare la legge elettorale, anche se secondo me andremo a rivotare con questa legge qui, che non è la peggiore delle leggi possibili. Non sto qui a spiegare perché, ma certo se ci dovessero riproporre un proporzionale puro, preferisco il cosiddetto porcellum. L'alleanza dei radicali con chi? Vedremo, intanto con chi vuole allearsi con i radicali, nel senso che l'alleanza non può avvenire a tutti i costi. I radicali hanno una piattaforma, si dice così, hanno una storia, un vissuto culturale, hanno una cultura politica, hanno sul piatto delle proposte di riforma dal livello locale al livello transnazionale. E su questo bisognerà vedere gli altri partiti cosa vorranno fare, come si vorranno. E poi per esempio molto dipenderà, adesso c'è un dibattito sul Corriere della Sera per esempio sull'impegno dei cattolici in politica, se il dibattito si muoverà su questo tema su formule stantie, quindi cattolici, un partito di cattolici, senza considerare che c'è stato tutto negli ultimi 50 anni anche un Concilio Vaticano II, una secolarizzazione, una caduta del muro di Berlino, una crisi delle classi dirigenti che si sono richiamati ai modelli della cultura politica democristiana in Europa. Penso per esempio a Rajoy, il leader spagnolo. Cosa sta combinando nella crisi? Cosa sta dando di idee? Cioè, qui si pensa dall'andemocrazia
alla corrente democratico-cristiana in Europa come se ci fossero i Adenauer, i Schumann, i De Gasperi, e non ci sono. E poi è cambiato il contesto storico, culturale, direi anche antropologico per certi versi. E quindi, per esempio, su questo punto importante, su come si svilupperà il dibattito sull'impegno dei cattolici, e questo per me, io che lavoro in radio, a Radio Radicale, per esempio, sto cercando di elaborare, di intrecciare un rapporto tra i radicali e il mondo cattolico, l'intelligenza, diciamo, cattolica, persino arrivata, culminata con l'intervista al direttore dell'Osservatore Romano. Un'intervista che definirei storica da questo punto di vista, è stata richiamata anche in pubblicazioni recenti. E su questo è importante, e su questo che il partito, anche i radicali, devono misurarsi, a cominciare dai più giovani. Invece, se ci perdiamo e ci incischiamo sui regolamenti condominiali, credo di aver risposto alla domanda. Sì, no, l'ultima cosa rapidamente, mi hai fatto pensare quando parlavi appunto dei cattolici, dell'impegno dei cattolici in politica, un po' come se un partito dei cattolici oggi fosse pensabile perché mancano i De Gasperi, eccetera. Ma io quello che ti voglio chiedere, non credi che un partito organizzato che si richiama appunto alla fede cattolica, come ce ne sono in tante parti del mondo e anche per altre fedi, sarebbe una conquista in termini di chiarezza, di intelligibilità, anziché l'attuale sistema che cerca, che vede i cattolici un po' sparsi in uno o nell'altro blocco, creando poi anche un'instabilità interna, un conflitto interno, poi c'è chi, non so, si stufa, va da una parte, va dall'altra, penso alla Minetti. No, alla Binetti, che da, è passata dal PD, è passata all'UDC, insomma. Un lapsus freudiano, un contenitore di cattolici, se chiamiamo democrazia cristiana, non sarebbe una conquista di chiarezza anche per l'elettore? Contenitore dei cattolici c'è già, sta sotto il Papa. Chi è cattolico risponde al Papa per quanto riguarda la fede cristiana, però poi le opzioni politiche devono essere diverse. Perché non facciamo un partito delle femministe? E allora, visto che ci troviamo, perché non facciamo anche un partito dei fumatori? La realtà è che i cattolici poi sulle scelte concrete anche di organizzazione, insomma, per esempio è difficile oggi immaginare un'alleanza tra cattolici, ci sono cattolici che pensano al valore ancora della nazione e cattolici che invece reputano ormai superata l'idea della nazione e la ricerca di un ethos che sia quantomeno europeo. Ci sono cattolici che guardano al sistema liberista, ma ci sono cattolici che credono invece nella cosiddetta economia sociale di mercato. Sarebbe interessantissimo fare un confronto di genere, ma insomma, perché ci sono cattolici che sono fermi sulla difesa del matrimonio tra uomo e donna e ci sono cattolici che invece considerano le coppie civili eterosessuali invece non una novità rivoluzionaria nella storia. E ci sono cattolici che sono contro gli aborti clandestini e accettano una legislazione, ci sono cattolici che invece no, preferiscono gli aborti clandestini, bisogna dirlo, a che uno Stato invece dia patente di legislazione abortista. Ci sono cattolici che sono per il sistema maggioritario e ci sono cattolici che sono per il sistema proporzionale. Insomma. No, mi stai facendo un panegirico della laicità della politica, quindi dicendomi in qualche modo, in modo indiretto, che sarebbe buono che la dicitura cattolico cristiano che sparisse dai vari partiti politici. Non ti sto facendo un panegirico, sto facendo un'analisi di quello che si chiama secolarizzazione. E che cos'è la secolarizzazione? La secolarizzazione, si dice, anche nel mondo radicale diffusa questa idea, che sia il fatto di estraniare la religione dalle questioni politiche. Sbagliato, sbagliatissimo. La secolarizzazione non è questo. La secolarizzazione è la presa d'atto del pluralismo delle scelte nella società odierna.
E siccome la secolarizzazione ha toccato nel linguaggio, nel modo di pensare, nei costumi anche i cattolici, la conseguenza è la pluralità delle scelte politiche da parte dei cattolici. Questa è modernità. Giuseppe Di Leo, ti ringraziamo tantissimo di questa tua disponibilità, ti diamo appuntamento su Liberi.tv, speriamo che almeno la tua intervista tu la riveda, sarebbe già una grande conquista per Liberi.tv. Mi fai così narcisista? Beh, vabbè, insomma, ma se non altro per ascoltare quello che ti ho chiesto io. Cosa ti fa pensare che io non la veda? La vedo e anche la rivedo, vedi, sono così narcisista. Che la rivedo... Sì, lo vediamo anche l'accostamento dei colori, è veramente splendido. Io amo molto i colori, ho visto l'accostamento dei colori, un short, diciamo, che sono un verde fluo, quasi, con una maglietta bordeaux chiaro, è veramente molto carino. Beh, questa puntata finale e puntuta sul look, un po' di gossip ci sta pure. 29 luglio. Grazie ancora Giuseppe Di Leo. Ciao. Grazie.